Dimentica l'approccio morbido che hai avuto sino ad oggi. Se vuoi guadagnare tanto e bene con la tua azienda, il cliente lo devi legare ben stretto. Parliamone assieme. Ciao imprenditore, ciao imprenditrice. Io sono Enrico Cecchini, responsabile dei SaaS del web. Il mio lavoro è portare clienti alle attività tramite la gestione delle loro pagine social aziendali. Quando un imprenditore contatta il laboratorio del Sarti, 99 volte su 100 la richiesta è sempre quella: Sarto, voglio più clienti. Quando si parla di business e di fatturato, l'obiettivo di tantissime aziende è attirare più clienti possibile, come se questo fosse la soluzione a qualsiasi male. Questo perché siamo ancora abituati a un modello di mercato molto favorevole per le aziende commerciali, dove bastava chiudere una sola vendita per portare a casa la pagnotta. In realtà non è più così. Il costo del cliente si è alzato vertiginosamente, mangiandosi tutti i guadagni. Risultato, le tue casse piangono. Per poter sopravvivere all'economia di oggi, devi concentrarti su far tornare lo stesso cliente più volte per ammortizzare le spese e iniziare a guadagnare. Se invece non vuoi limitarti a sopravvivere, se vuoi guadagnare dei bei soldi, la risposta è una soltanto. Lega a te il tuo cliente in maniera che non se ne voglia mai più andare via. La comunicazione online fa esattamente questo. Trasforma un acquirente in un cliente sfegatato, un tuo sostenitore, un tuo fan che farebbe di tutto per te, che comprerebbe qualsiasi cosa gli proponi. Entro la fine della puntata ti svelerò le quattro strategie di comunicazione per trasformare una persona curiosa in un tifoso del cuore. Stai per scoprire il modo in cui la concorrenza, le grandi aziende, si cucciano addosso i clienti migliori per non farli mai scappare via. E ricorda che è uscito il mio primo libro, Vestiti bene e prendi le web ammazzate, un manuale pratico, denso di nozioni utili a trasformare la tua pagina social aziendale in un magnete attira clienti. Ci ho riversato dentro tutto il mio sapere, quindi non perderlo. Lo trovi su www.sartoteca.it, corri a prendere la tua copia. Per capire bene l'argomento di oggi, dobbiamo partire da una credenza errata, profondamente radicata nella nostra cultura imprenditoriale. Chi compra da noi non è nostro cliente. Il solo fatto di darci dei soldi in cambio di nostro prodotto o servizio non qualifica una persona come cliente, semmai come acquirente, e devi tenere molto bene a mente questa differenza. Per farti un paragone, se io ho un rapporto con una donna o con un uomo, questo non fa di noi una coppia. Magari è stata una notte molto interessante, ma non è che automaticamente siamo sposati. Ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera. Magari è stata una sveltina, magari una scappatella, magari è stata una delusione, oppure siamo destinati a una meravigliosa vita insieme. In ogni caso, non devi mai dimenticare il concetto di partenza. Se una persona compra da te o dalla tua azienda, è un acquirente. Punto. Il che non fa di lui un cliente fedele e non fa di te una persona ricca. Dal punto di vista strettamente economico, è un problema di costi. Acquisire un nuovo cliente ha un prezzo sotto forma di struttura, risorse, personale, tempo tuo e dei tuoi collaboratori. In alcuni settori del mercato è un discorso molto difficile da affrontare perché alcune spese non sono palesi, le devi cercare per quantificarle. A volte l'imprenditore neanche se ne accorge, lo scopre solo a fine anno, quando i conti sono in rosso. E dalle ricerche di mercato si è appurato che attirare un nuovo cliente costa dalle 5 alle 50 volte in più che far tornare un vecchio cliente. Ho già parlato in maniera approfondita della questione economica nella puntata Quanto ti costa il tuo cliente. Se non l'hai già vista, corri a rimediare perché è molto importante, la trovi su questo canale. Oggi parliamo di fedeltà del cliente. Di cos'è, perché è così importante e di come puoi creare un ambiente che la incentiva. Come abbiamo appena visto, una persona che compra da te non è un cliente, è un acquirente. E questa purtroppo è la condizione più diffusa in Italia. Ci sono imprenditori che si sforzano di dare un gran servizio, si fanno in quattro per soddisfare qualsiasi capriccio del cliente,
e poi vengono abbandonati. Questo è ciò che succede quando scambi una serie di scappatelle per amore, quando confondi la convenienza con la fedeltà. La convenienza è quella cosa che una persona sente quando compra da te perché gli viene comodo. Può essere per il prezzo, per una questione di bonus, di distanza o di posizionamento fisico. Può essere per affinità o per simpatia, perché il titolare o qualcuno dello staff fa il simpaticone. Può essere perché ti trovi in una posizione comoda lungo la strada o chissà che altro. La convenienza si basa su motivazioni futili e fastidiosamente dipendenti dal caso. E così come arriva, l'acquirente che compra per convenienza può andarsene, in un soffio. La fidelizzazione della clientela è tutt'altra cosa. È uno dei beni più preziosi che un'azienda può ottenere. Fidelizzare vuol dire trasformare gli acquirenti in clienti abituali, poi da clienti abituali a clienti affezionati. Ma non devi fermarti lì. I clienti affezionati possono diventare fan, dei veri e propri tifosi legati a una certa attività a tal punto da non metterla quasi mai in discussione, al punto da tenerla sempre presente al momento del bisogno. Chi riesce a fidelizzare un buon numero di clienti può sempre contare su uno zoccolo duro di fatturato, dei soldi in entrata praticamente automatici. Chiaro, ci sono dei casi in cui non puoi vendere più volte allo stesso cliente, come ad esempio il ramo delle agenzie immobiliari. Ma il bello del cliente fan è che non solo ha un'ottima opinione di te, ma proprio per questo ti propone ogni volta che può ai suoi amici familiari. Quindi, anche se non puoi vendergli in maniera continuativa, puoi sfruttarlo come segnalatore entusiasta, il che è molto buono. Bene, appurato che a qualsiasi categoria merceologica farebbe molto comodo una schiera di clienti appassionati, come fare a ottenerla? La comunicazione online ti viene in aiuto sfruttando un bisogno innato nel cervello di ogni essere umano, una necessità che tutti noi condividiamo dall'alba dei tempi, il bisogno di legami. Per arrivare al cuore dell'argomento di oggi, vorrei passare dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry, una storia fra le più conosciute al mondo, Il Piccolo Principe. È un racconto molto poetico tradotto in più di 300 fra lingue e dialetti. In ogni capitolo del libro il protagonista incontra un diverso personaggio e ognuno di questi incontri può essere interpretato come un'allegoria o uno stereotipo della società moderna e contemporanea. Nel capitolo più lungo del libro il Piccolo Principe incontra una volpe. Le chiede di giocare assieme, ma lei si rifiuta perché dice che non è addomesticata. Il bambino non conosce quella parola e lei gli risponde così: è una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi, ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. La mia vita è monotona, io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano, e io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra, il tuo mi farà uscire dalla tana come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano. Io non mangio il pane e il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla e questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te e amerò il rumore del vento nel grano. Per favore, addomesticami, disse il piccolo principe. Torniamo a noi. E spero di avere la tua massima attenzione, perché per importanza questa puntata supera tutte le altre su questo canale. Quando concludiamo una trattativa, quando vendiamo un prodotto o servizio e vediamo nel volto del cliente dei segni di soddisfazione, ci illudiamo. Noi imprenditori diamo per scontato che chi c'è dall'altra parte, se si è rivolto a noi una volta, lo farà ancora in futuro. Ma non è affatto così. Per un acquirente la tua attività non è che un'azienda in mezzo a 100.000 aziende, tutte uguali. Esattamente come il piccolo principe per la volpe e viceversa. Se anche compra da te per anni,
qualsiasi cosa può modificare questa abitudine perché ti ha scelto per convenienza e non per un legame. Quando un imprenditore o un'imprenditrice viene dai sarti e chiede più clienti, il problema non è la richiesta in sé, ma è l'ignoranza di questo procedimento. È giustissimo attivare progetti per attirare 10, 100, 1000 acquirenti, ma la tua azienda è pronta a trasformarli in tifosi appassionati? Sa come fare? Sa di doverlo fare? Se la risposta è no, come è molto probabile, allora guadagnerai meno di quello che pensi e poi dovrai attivarne un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra, e un'altra. Che angoscia! Se invece, mentre attiri a te il cliente con un buon servizio, punti anche a legarlo a te con una buona fidelizzazione, ti stai costruendo un futuro solido per te e per la tua azienda. Già Aristotele nel IV secolo a.C. definiva l'uomo come un animale sociale. La nostra vita è intrisa di relazioni. Nasciamo, cresciamo e maturiamo all'interno di una relazione. Ad esempio, nei primi anni di vita, il rispecchiamento con una figura di attaccamento è di fondamentale importanza per la formazione del senso di sé e costituisce la base da cui partire per creare in futuro relazioni sane con il mondo esterno. La relazione si configura quindi come bisogno insito nella natura umana, fonte di appartenenza, di identità e di riconoscimento reciproco. Si tratta di qualcosa che ci definisce nel profondo. Ed ora vediamo le 4 strategie fondamentali da poter utilizzare sin da subito per trasformare dei normali acquirenti in clienti fan sfegatati e stregati dal tuo prodotto o servizio. Strategia numero 1. Parla di soluzioni e non di prodotti e servizi. Partiamo da qua perché normalmente abbiamo un piccolo problema con il cliente medio, anzi 3. In genere, il tuo cliente racconta un sacco di bugie, anche se non è un bugiardo. Non ha idea di quello che vuole, anche se è convinto di saperlo. Men che meno comprende il valore di quello che gli dai fra le mani, ma comunque ci prova, spesso facendo danni e dandoti grattacapi. In poche parole, il cliente in genere è ignorante non tanto su quello che vuole, ma su quello di cui ha bisogno. Per questo motivo, quando parti dal prodotto o servizio, quando parli di queste cose, parti dalla parte sbagliata, scontrandoti contro un muro di pregiudizi e di idee sbagliate. Devi parlare di quello che il cliente cerca e prima ancora del disagio in cui si trova, del motivo per cui è in cerca di una soluzione. C'è un problema, c'è una situazione che lo fa star male, che lo fa sentire a disagio. Il cliente è lì con la testa. Vallo a prendere in quel luogo e ti starà ad ascoltare. Per avere successo durante il periodo di fidelizzazione dovrai fare delle cose poco simpatiche, ma ti assicuro che sono molto efficaci. Come ad esempio rompere delle convinzioni, cambiare delle idee sbagliate, aprire gli occhi ai potenziali clienti su alcune questioni importanti, riportare i dati a supporto di quello che dici e così via. Ovviamente per fare qualcosa del genere è richiesta molta competenza nel tuo campo. Tu ne hai? Strategia numero 2. Personalizza il messaggio. Non so se l'hai notato, ma da quando l'industria dell'intrattenimento ha scoperto il digitale, si sta andando via via sempre più verso la personalizzazione dei contenuti. 20 anni fa il conduttore diceva "Buonasera a tutti!" perché sapeva di essere di fronte a un pubblico sterminato. Oggi la tendenza va al senso opposto. Il messaggio commerciale oggi è tu. Tu fai questo, tu vuoi questo, tu vivi questo, tu. Il cliente vuole sempre di più una comunicazione fatta su misura. Ogni epoca storica ha il suo sentire, la sua sensibilità. Cose che 20 anni fa potevano essere normali, oggi non lo sono più. Nello specifico, il tuo cliente non si vuol sentire un numero. È una realtà che le grandi imprese hanno imparato a loro spese, perdendo milioni di fatturato a ogni passo falso. Il messaggio va segmentato e settorializzato. Questo è uno dei motivi per cui ti dico sempre di cercare il tuo cliente su misura e concentrarti solo su di lui. Costa meno risorse e fatica.
Se hai due clienti su misura, o tre o quattro, allora dovrai fare due, tre o quattro campagne di comunicazione diverse. Ce li hai tutti questi soldi? Scegli il tuo cliente su misura, mettiti nei tuoi panni e parti da quello che lui sta pensando. Tutto il resto sarà una conseguenza dell'essere partito dal punto giusto. Perché c'è un preciso stato d'animo che spinge il tuo cliente a uscire da una situazione per cercare altro. Tu gli darai quello che lui cerca e lui te ne sarà grato. Nel girare questa puntata mi sono accorto di quanto sia enorme questo concetto, talmente tanto che dovrò farci più puntate per spiegarlo nello specifico. Nella prossima puntata parleremo di quello che il tuo cliente pensa, di cosa sente, di cosa lo spinge da una situazione a quella in cui ti porta i suoi soldi, quindi non perderla. Strategia numero 3. Solo la verità, grazie. Siamo spesso tentati di disegnarci meglio di quello che siamo, di raggiungere standard impossibili, ma sai che c'è anche no. Stiamo cercando di legare a noi delle persone per tanto, tanto tempo. Vale la pena costruire un personaggio che non siamo? Va che fatica, eh? Cioè, per capirci, già la comunicazione non è una passeggiata. Se poi ci metti che per tutto il tempo devi mantenere una maschera, prima o poi crolla tutto. Molto meglio essere noi stessi e vaffanculo a chi non piace. Siamo quasi 8 miliardi di esseri umani su questo pianeta. Troverai sempre qualcuno che ti critica. Parimenti, non ti serve piacere a tutti. Ti basta una minuscola frazione di quegli 8 miliardi di persone, vero? E allora relax. Le persone che stai attirando, diventando tuoi clienti fan, dovranno passare con te e la tua azienda molto tempo. Poi scoprono l'inganno ed è peggio. Guarda me. È un anno che faccio video e la gente non manca mai di farmi sapere che sono strabico, grazie, che la mia barba non gli piace, che devo tagliarmi i capelli. E allora? Dei tizi mi hanno scritto che dovrei stare più fermo di fronte alla telecamera, dovrei tenere fisso lo sguardo, ferme le mani. Ma il punto è proprio questo. Io sono così. Mamma mia! Se faccio un semplice rapporto costi-benefici, cercare di stare più fermo solo per compiacere qualche persona semplicemente non mi conviene. La stessa cosa vale per il tuo lavoro. Se racconti una storia abbellendola, va bene. Ma se racconti una palese falsità, la gente se ne accorge e la pagherai cara, se non altro sotto forma di recensioni negative. Strategia numero 4. Non fermarti mai. Ed eccoci arrivati al punto in assoluto più importante, ma anche al più difficile, perché in genere tutti crollano qua. Non puoi più smettere. Devi iniziare e da quel momento non devi fermarti mai. Devi continuare all'infinito, sin che ti reggono le ossa. Il segreto del legame è tutto qua. Puoi anche avere delle abilità mediocre all'inizio, ma se ti impegnerai con costanza, le imparerai col tempo. Puoi sentire l'insicurezza che ti divora dentro, ma pian piano, col passare dei mesi, sarà sempre più lieve. Non se ne andrà mai, ma perlomeno non ti intralcerà come i primi giorni. Il tuo cliente ti perdonerà un errore, magari lascerà passare anche uno strafalcione, ma di sicuro non dimenticherà che hai interrotto il flusso. Solo in questo modo, dapprima avvolgerai il tuo cliente in un giro di corda, poi in un secondo, in un terzo, un quarto e col passare del tempo non potrà più scappare. Ma se ti fermi il gioco si rompe. Poi devi tornare indietro per riprendere il filo, magari devi ricominciare dal punto di partenza. La fiducia si costruisce così, con azioni continue, massicce, ma soprattutto costanti e mantenendo le promesse. Vuoi un esempio? Noi sarti abbiamo mai saltato un'uscita del blog? Mai. Anzi, le stiamo aumentando. Ho aperto il canale video ormai un anno fa. Ho mai saltato un'uscita? Mai. Neanche durante le feste. Ho mai pensato di prendermi una pausa? Un sacco di volte. Ho mai pensato di mollare? Uff, ormai non le conto neanche più. Ma sono ancora qui. Perché non è un capriccio, non è vanità. È così che si fanno le cose se vuoi avere successo con una piccola o media impresa. È così che attiri i migliori clienti e le leghi stretti a te
e nel frattempo educhi gli altri a essere buoni clienti e allontani quelle persone che non dovresti neanche mai incrociare per strada. Ci sono tante strategie per far tornare spesso il cliente, come la carta fedeltà, ma sono tutte strategie per la convenienza. Tu devi puntare al fan, devi puntare al legame. Da acquirenti a clienti e da clienti a supporter, a sostenitori. Perché con una ciurma fedele puoi navigare attraverso qualsiasi crisi e portare la tua azienda nel futuro che desideri. Ma se pensando a quello che devi fare da oggi in poi la risposta nella tua testa è «non ne ho idea», è legittimo, normale, ti mancano solo le informazioni. Ho scritto il mio libro «Vestiti bene, prendi le web ammazzate» per dare a tanti imprenditori come te le informazioni necessarie per sopravvivere e prosperare in questo periodo così turbolento. È un manuale pratico, 373 pagine dense di informazioni utili a trasformare la tua pagina social aziendale in un magnete attira clienti. Non perdere questa occasione, vai su www.sartoteca.it e corri a prendere la tua copia, trovi il link in descrizione. Detto questo, detto tutto per oggi. Io sono Enrico Cecchini e pubblicherò un video ogni settimana, ogni domenica, su come comunicazione e social possono aiutarti a far prosperare la tua attività. Se sei su YouTube, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perdere neanche un video. Se sei su Facebook, metti mi piace alla pagina e assicurati di non perdere neppure un post. A presto!